Stigia di Belsir. Adesso o mai più, il tutto per tutto, per prendersi immediatamente il round 16 di questi WCS Europa. E aveva iniziato bene, e poi invece in questo secondo, nel secondo game, non è riuscito a chiudere la partita, ed alla fine ha ceduto alla potenza del suo avversario, dal team Millennium, come Terran 4GG! Nell'altro angolo, amato o odiato che sia, indiscutibilmente un grandissimo player che rappresenta alla grande la potenza di grande madre Ayur, dalla fredda Svezia, dal team Allianz, Naniwa! Ed arriva un gate. Arriva un gate per Naniwa. Mentre dall'altra parte 4GG ancora non ha preso il gas. Sembra essere intenzionato a prendere un 14CC. Sembra essere proprio un 14CC la scelta da parte del giocatore del team Millennium, che muove immediatamente il suo SCV per prendere il secondo CC. Ed arriva subito, vediamo invece dall'altra parte, da parte di Naniwa, arriva il primo assimilatore immediatamente a 2 minuti e 30, adesso probabilmente prenderà anche il secondo e dopo vedremo il Cybernetic Core. Siamo a 2 minuti e 43, arriva in questo momento il Cybernetic Core, arriva il Cybernetic Core, ancora non vediamo il secondo gas per Naniwa, arriva invece l'SCP di Scout da parte di 4GG che si muove nella foresta di Belsir per cercare informazioni sul suo avversario, un avversario che secondo me spesso viene sottovalutato ed invece risulta essere sempre dai migliori, comunque sia, anche se perde fa sempre sudare le partite ai suoi avversari. Intanto attenzione, la probe si muove, vediamo se andrà a scoutare o seppure andrà a posizionare il suo secondo Nexus. Arriva immediatamente il secondo Nexus da parte anche di Naniwa. Si muove intanto 4GG con questo SCP, va a scoutare, passa nel mezzo, infila nella Mineral Line, si infila immediatamente nella Mineral Line, ruba il minerale e scappa via. Per il momento sembra una ripetizione, questa build è quella che ha utilizzato proprio nel primo game contro Naniwa. Ancora non vediamo il gas da parte di 4GG, sarà quindi una build più incentrata sul numero di marine, probabilmente vedremo anche un tipo di push un pochino più prestivo, ma comunque più macro oriented, in quanto gli ha permesso di posizionare il suo secondo command center immediatamente. Siamo a 4 minuti e 36 di questa sfida, una sfida che andrà a decidere chi sarà il primo nome tra i giocatori qualificati nel round 16 di questi WCS Europa, che cercheremo di seguire per voi in italiano il più possibile. Ogni giorno che potremo saremo qui, io, Pippo Guzzo, Spirit Hoffman, Reverter, anche me che ogni tanto appare. Intanto arriva immediatamente la Robo Facility da parte di Naniwa, mentre dall'altra parte continua ad aumentare il numero di marine ancora in queste caserme. Non abbiamo solamente adesso un Tech Lab, viene posizionato su questa caserma. 34 psi per Naniwa, 34 anche per 4GG. Attenzione, intanto viene mandato ancora una volta questo SCP a scoutare, vediamo quello che riuscirà a vedere, probabilmente niente. Attenzione perché ancora non ci sono unità, c'è solamente uno stalker, solamente uno stalker da parte di Naniwa, uno stalker che si muove, va a intercettare questo SCP, proverà a ucciderlo, vediamo se ci riuscirà oppure no. Intanto è psi bloccato, è rimasto psi bloccato per qualche secondo 4GG. Attenzione, arriva un bunker, posizionato un bunker da parte di 4GG, ci sono invece anche altri marine che si muovono. Altri marine, in questo momento il numero dei marine è 12, ma dall'altra parte abbiamo già un altro observer, punta tantissimo sugli observer Naniwa,
probabilmente ha paura o comunque conosce il suo avversario, sa che è un giocatore che punta molto sui drop. Certamente questa partita sarà tutta da seguire, perché è la partita che ci darà il nome del primo giocatore qualificato per i round 16. Tanto attenzione, il numero dei Marine è sempre più importante da una parte, mentre dall'altra ancora una volta con lo stesso timing vengono posizionati i cannoni fotonici da parte del giocatore del Team Alliance, mentre sta arrivando ancora una volta un altro Observer, ma anche un Twilight Council, quindi non vedremo dei colossi, almeno non immediatamente. Ecco che questo Observer si muove dentro la base di 4GG, cerca di prendere informazioni, vede che ancora lo Starport non è stato posizionato, ma che ancora non è stato creato neanche un terzo comando orbitale. Siamo a 8 minuti, arrivano in questo momento altri gateway. Attenzione, quanti sono questi gateway? Sono 3 di sotto, 3 gate da parte di Naniwa. Andiamo a vedere il numero dei lavoratori, sono 38 per 4GG, 48 per Naniwa, 64 Psia, 61. Ancora nessuno dei due si muove, ma potrebbe iniziare a muoversi. Continua, potrebbe iniziare a muoversi in avanti 4GG, guardate ancora una volta la visuale da parte di Naniwa, che vede sostanzialmente tutta la mappa, escluso il lato destro, ma che è comunque più lontano. 64 Psia, 71. La tensione tra i due giocatori che hanno deciso di non farsi male. Sta arrivando ancora una volta un archivio dei Templari, un Templar Archive da parte di Naniwa, che quindi non vuole fare colossi, vuole ricercare la speed degli Zealot. Sta cercando di ripetere la build che gli aveva portato fortuna nel secondo game, ma in questo momento si muove in avanti 4GG. 9 minuti e 23, si muove in avanti 4GG sul lato sinistro con due Medivac piene zeppe di bio. Nos per le Medivac, che si muovono le Medivac, si muovono le Medivac. Ecco che ci sono le Medivac, viste perfettamente da parte di Naniwa, ma 4GG cercherà comunque di fare dei danni. Attenzione, perché questi non hanno ancora la... non hanno grande feedback, anche se non c'era la Storm, ma c'era comunque feedback. Però attenzione, perché il Photon Overcharge potrebbe non essere sufficiente. L'Arconte non riesce a rimanere in vita, comunque riesce a fare dei danni, grandi danni fatti da parte del giocatore del Team Millennium, che adesso sta avanzando con un altro bel gruppo di Marine. Attenzione amici, attenzione, la micro di 4GG contro la micro di Naniwa. Photon Overcharge anche sulla Natural, Photon Overcharge anche sulla Natural, ma Naniwa sembra essere ancora in partita. È costretto in questo momento a creare le Storm, e vengano ricercate le Storm in questo momento da parte del giocatore. Vengano ricercate le Storm da parte del giocatore svedese, che adesso cercherà di mettere in salvo anche una quarta base, ma 4GG, come ci aveva fatto vedere con Todd, è sempre pronto. Le Storm ancora non ci sono, dovrebbero venire cronobustate, dovrebbe cronobustare le Storm. 90 Psia, 84, la terza base ancora non può posizionarla Naniwa. Attenzione, arriva lo steampaccaggio, non so se si dice, ma adesso si dice lo steampaccaggio. Guardate la micro di 4GG, quante APM fa? 300 tutte e due, ancora niente storm, potrebbe cadere, è caduto il mothership core. 4GG avanza, le Storm ancora non ci sono, sarebbero le storm risolutive, ma deve resistere ancora qualche secondo Naniwa. Eccole, Storm! Ah! L'ha fatte! Aspettato! Ma poi sono arrivate! Attenzione! 89 Psi per Naniwa, 88 per 4GG. La partita è ancora molto equilibrata. Arriva in questo momento la terza da parte del giocatore del Team Alliance, e vola verso il terzo posizionamento anche il Command Center di 4GG. In questo momento ci sono tantissimi Zealot. Andiamo a vedere le army composition. Sono 16 Marine e 2 Marauder. Abbiamo perso la Pippo Station. No, è tornata. 16 Marine, 2 Marauder e 2 Hellbat con 8 Medivac. Mamma mia, grandissimo. Grandissime army composition. 13 Zealot e 2 Stalker. 13 Zealot e 2 Stalker invece per Naniwa, che però attenzione, deve difendersi. Dovrà difendersi adesso da questa Medivac. Ecco la Medivac che arriva. La Medivac arriva, va a droppare, ma in qualche modo Naniwa riesce contempestivamente a far arrivare questi due Zealot, che prendano tempo in attesa che si sposti tutto l'esercito. Attenzione, si va a muovere 4GG per cercare piloni in giro per la mappa. Si difende ancora Naniwa,
60, 59 lavoratori per Nariwa, 57 per Forgici. Sta arrivando in questo momento anche un colosso. Ci sono tantissimi altri templari carichi di Storm, mentre aumentano i numeri dei viewers, ma non c'è italiani. Secondo me ci sono qualche italiano. Attenzione, intanto guardate le medivac. Ancora Forgici diventa sempre più cattivo con i drop, vuole diventare sempre più cattivo, ma vede tutto Nariwa, ma è fuori posizione. In questo momento è fuori posizione Nariwa. Attenzione, perché Nariwa è fuori posizione. Attenzione, Nariwa è fuori posizione, sarà costretto a richiamare tutto il suo esercito, ma si sta muovendo anche sul fronte destro. Attenzione, arriva il colosso. È arrivato il colosso con un timing perfetto. È arrivato il colosso con un timing perfetto. Mamma mia, Nariwa. Nariwa vede tutto e sa tutto. Attenzione. Attenzione adesso sul lato destro. Attenzione sul lato destro, buon posizionamento da parte di Nariwa in questo momento in chiave difensiva. Attenzione però, perché sbaglia, arrivano, si carica Storm da parte di Nariwa, che in qualche modo si difende e fa fuori anche la medivac. Grandissima ancora la difesa di Nariwa, ma sembra in qualche modo che comunque la situazione che si sta proponendo è pressoché identica a quella che si proponeva contro Todd, con Forgici che continua ad attaccare, prova a portarsi a casa quell'alto templare, ci riesce, ma arriva il colosso. Come con Todd, Forgici continua ad attaccare di continuo. In questo momento 66 SCV contro 64 probe, 15 minuti e 57, 16 in questo momento, 16 minuti. Attenzione, da quest'altra parte è già operativa anche la quarta base per 4GG. È già operativa anche la quarta base per 4GG. Ma l'esercito di Nariwa è importante. Andiamo a vedere gli upgrade: 2 alla difesa, 1 all'attacco. 1 all'attacco per Nariwa. Mentre dall'altra parte questo esercito di 4GG ha 2 all'attacco e 1 alla difesa. Upgrade invertiti. Nariwa potrebbe voler mettere una quarta base, ma probabilmente prima dovrà difendersi. Vediamo quando vedrà arrivare l'esercito. Vede arrivare l'esercito in questo momento. Attenzione, perché ci sono anche 3 medivac piene che si muovono sul lato sinistro, ma sul lato sinistro in questo momento sembra esserci una buona chiusura da parte di Nariwa. Avanza con prepotenza e cattiveria sulla parte destra 4GG, 17 minuti e 08, 4GG sul lato destro e sul lato sinistro. Un Nariwa che dovrà difendersi in qualche modo, lo vede con il prisma. Attenzione, perché ci sono 2-3 medivac per 2 cannoni fotonici. Vediamo quello che deciderà di fare Nariwa. La situazione sembra essere difficile. Vediamo se Nariwa deciderà di tornare indietro, però non può scoprire tutto il lato destro. Grandissimo 4GG in questo momento. Prova in qualche modo a difendersi Nariwa. Attenzione però sul lato destro Storm. Nariwa prova una difesa stoica. Cade un colosso, ma dall'altra parte in qualche modo sembra essersi difeso grazie a due colossi. Si è difeso Nariwa in qualche modo, ma 4GG sta facendo il suo gioco e lo sta overmacrando. 151 psi a 169, in questo momento il numero dei laboratori 69 a 62, ma sullo psi è indietro, è pari, quindi probabilmente forse dovrebbe attaccare probabilmente. Guardate quanti pallini rossi in giro per la mappa, ma l'esercito di Nariwa è un esercito importante. Attenzione, 19 minuti di partita, la speranza dei due giocatori di prendersi immediatamente uno slot per i sedicesimi di finale. Le medivac volano, ma Nariwa occhio ovunque. L'occhio di Nariwa è come l'occhio di Sauron, gli dà completa visione di queste 3 medivac che stanno arrivando. Ecco le 3 medivac che stanno arrivando ancora una volta. Si ripete la stessa scena di prima. Vediamo se questa volta Nariwa riuscirà a difendersi. Viene attivato il photon overcharge immediatamente su questo Nexus. Prova a attaccare cannoni, prova a portarsi a casa almeno la forge. L'archivio dei templari sembra voler puntare all'archivio dei templari. L'archivio dei templari va giù. Adesso proverà a buttare giù anche questa forgia. Sarebbe una brutta perdita per Nariwa. Intanto da quest'altra parte Storm da quest'altra parte. Sul lato destro Nariwa respinge la cattiveria terrestre. Beh, ci riesce ancora una volta a difendersi, ma ha perso la forgia. E la perdita di una forgia è sempre una brutta perdita per le unità di Ayur. Io finisco qui, dopo vo via. Ce la posso fare con queste partite, 20 minuti intensissimi di game, mentre siete tantissimi. Nariwa contro 4GG, 200 psi per entrambi. Forza Pippo, regalaci l'epicità della sfida. Ma c'hai 3 canzoni? Ti ci vale
10.000 giga di roba per reggere delle sfide così. Naniwa contro 4GG, 199 a 198, continuano a muoversi sul lato della mappa. Adesso sta arrivando un mega doom drop, potrebbe arrivare un mega doom drop da parte di 4GG sinistro. Si vanno a muovere tutte queste medivac, attenzione, seguiamo il movimento delle medivac, che sono tantissime, sono 5, però da quest'altra parte potrebbero cadere. Attenzione, attenzione al comeback di Naniwa, vediamo cosa deciderà di fare. Tornare indietro è rischioso, tornare indietro è molto rischioso. Viene attivato il Photon Overcharge, ma in questo momento questo esercito è molto importante. E Naniwa ci ripensa, dritto per dritto. No fear, no paura. La Svezia è un paese freddo, ma io sono un uomo caldo e decido di attaccarti. Avanza ancora Naniwa, 191 a 199, continua ad avanzare. Storm, autostorm, brutta posizione questa per Naniwa, che potrebbe essere in difficoltà, perché da quest'altra parte sono caduti i colossi. La potenza terrestre rimanda a casa il Protoss. No GG, 4GG che però va a prendersi il primo slot per i round 16. Grandissima